Ciao ragazzi, sono Danilo. Oggi andremo alla scoperta di un itinerario di grande bellezza storica e naturalistica che si sviluppa sulle alture tra Rapallo e la Val Fontanabuona. Il nostro punto di partenza è il Passo della Crocetta, raggiungibile in un quarto d'ora d'auto dal centro di Rapallo o salendo dalla Val Fontanabuona. Da qui ci dirigiamo verso Montallegro, percorrendo la panoramica cresta Spartiacque, che divide il Tiguglio dalla Val Fontanabuona. Lungo questo tratto di sentiero seguiamo i segnavia con rombo rosso. Superato il passo di Canevale, in pochi minuti giungiamo al santuario di Nostra Signora di Montallegro. Qui ci concediamo qualche minuto di riposo per ammirare il fantastico presepe. Ripartiamo quindi per salire al Monte Rosa. Lungo la salita ammiriamo le cappellette della Via Crucis. Giunti in vetta, facciamo inversione a U per tornare al santuario e imboccare il sentiero con segnavia due quadrati rossi che percorre la cresta in direzione di Chiavari. Giunti al bivio con il sentiero che scende in Valle Tuia, proseguiamo dritti, facendo una piccola deviazione per salire sul panoramico Monte Castello, dove ad attenderci in vetta troviamo i resti dell'antico castello con le due torri e al centro un piccolo cipresso. Contemplato il paesaggio, torniamo al bivio di Valle Tuia e iniziamo la discesa verso Rapallo. Dopo aver superato diverse abitazioni abbandonate, giungiamo in fondo alla valle, dove seguiamo il grazioso torrente nella sua discesa verso il mare, fino a giungere al castello di Rapallo. Tappa finale della nostra avventura. Se hai qualche dubbio sull'itinerario, scrivimi in chat. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!